Francesca, cosa dici? Ora nella vita noi speriamo che ti sia d'aiuto, non so cosa, perché tu già hai un bagaglio personale differente come persona. Valentina, cosa chiedi? Per quanto tempo? Questo non mi ha fatto dormire. Ha una vitalità... Tanto superante. Superante. Si calma con tanto in valigia. O quando gioca. O quando gioca. Sicuramente la sua vitalità e il suo stare con gli altri la aiuteranno la vita. Speriamo che anche lo scautino ti aiuti. Quando si forma un gruppo scout, si forma innanzitutto intorno a una comunità capi. Una comunità capi di adulti che prepara un programma e poi con non pochi... Questa la fiaba sarà portata da Anna. Thank you.
Io prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout. Auguri. Grazie. Benvenuto gli scout, e con questo fazzolettone entri a far parte della famiglia dell'Aurignano 1. Non ha fatto la promessa la prima volta, ha sofferto anche lei, un pochettino perché è incinta, però adesso è prontissima, come tutti quanti, per quello che riguarda lo scoutismo. Speriamo che non possa essere finale, più impegno che prendi adesso con questa promessa. Allora, Daniela, che cosa chiede? Per quanto tempo? Se te lo verrà per sé. Sai che cosa significa essere divenuta persona d'onore? Sì, meritare che tu già ti conosci. Conosci la legge? Conosci la promessa? Sì. Com'è? Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare il mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per salvare la legge scout. Auguri e benvenuta nella grande famiglia. Questo sono i distinti di gruppo, auguri. Però nessuno, non ho sentito nessuno in verifica di promessa al Consiglio della Legge che ha parlato contro, nessuno, solo io sono riuscito a parlare contro, vero? Solo io ho parlato contro alla Consiglio della Legge, perché deve esserci sempre qualcuno che parla a favore e qualcuno che parla contro. Solo io sono riuscito a parlare contro. Ippolito sarà il benvenuto, è il più giovane, quindi prenderà in consegna la Anna la fiamma, che così non me la tira più in testa, e quindi benvenuto tra noi a fra poco. Ippolito cosa chiede? Di venire scout. Per quanto tempo? Se Dio lo vorrà per sempre. Sai cosa significa essere divenuto persona d'onore? Sì, meritare fiducia perché meritiamo la promessa. Conosci la legge? Sì. Conosci la promessa? Sì. Damoci la mano, la maniera scout, e prometti. Con l'aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio, per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout. Auguri e benvenuti. Thank you.
Annata, alla Maniera Scout. Anna, vi lasciate la mano, vi salutate alla Maniera Scout e passate il guidone. Vi cambiate di posto, vi salutate alla Maniera Scout, vi date la mano e poi tornate a posto.